Allora, benvenuti. Vediamo adesso come fare un evento, soprattutto dal punto di vista dell'organizzazione dell'evento in Altospace VR. In particolare, a partire dal canale. Allora, i channels sono dei branding, sono delle iniziative che voi fate e che hanno a lungo termine, diciamo, una serie di eventi associati. E la gente si può iscrivere al vostro canale e quindi ricevere delle mail ogni volta che voi organizzate un nuovo incontro, un nuovo evento. Nel mio caso io ho i My Channels, ne ho già creato un paio, ma ne creo uno in più per farvelo vedere come funziona, diciamo, in questo video. Quindi creiamo un channel nuovo e lo chiamiamo video. Facciamolo così, video tutorial channel example. Quindi potete mettere una descrizione, ciao ciao ciao, e poi potete metterci un permalink. Il permalink è semplicemente un modo, ve lo dice qua, per poter accedere velocemente al canale senza dover specificare il numerello che ci sono lì. Quindi qua possiamo dire video tutorial example. Per dire, se no potevamo anche metterci esempio permalink, potevamo dire che ci accederemo facilmente con V999. Dove lo si usa mi è ancora poco chiaro, ma comunque interessante. Image, possiamo scegliere un'immagine da mettere e quindi scegliamo un'immagine, quindi prendiamo un'immagine qualunque essa sia, un'immagine che ci interessa, per esempio questa. Facciamo salvo immagine con nome. Ah, questo è il formato JFIF che non piace molto alla gente, quindi facciamo salvo immagine con nome. Se lo salviamo da qualche parte, ce l'abbiamo qua, test1.jpg, torniamo nel nostro qua, e qui facciamo test1, vi ho detto che questa cartella qua, che è sotto downloads, quindi qui possiamo selezionare, e qui andiamo a downloads, test1.jpg, e quindi rimane quell'immagine lì. Profile image è un'altra immagine, vabbè, sono due immagini, quindi questa è l'immagine di promozione, questo è il profilo di chi sta facendo questa cosa. Qui vuole un video YouTube che serve per presentare il vostro channel, quindi qui possiamo metterci, ad esempio, andando su YouTube possiamo cercarne uno e per esempio noi abbiamo, beh, questo qui va già bene e bisogna prendere il codice, c'è cioè questo qui che compare qua. Alternativamente, se volete uno qualunque X, lo prendete questo e poi prendete il numerello, Ctrl C, andate qua e gli mettete questo numerello, una cosa simile per il Twitter handle, e qui possiamo mettere ad esempio quello Salazar, e questo perché nel mio Twitter credo che io sia noto come Salazar, adesso qui non è scritto dal profilo, forse nel profilo c'è scritto, vedete qua, chiocciola Salazar. E quindi gli mettiamo questo. In questo modo voi potete mettere dei riferimenti interessanti ed eventualmente mettere anche il Discord se vi interessa. Quindi facciamo create channel. Quindi una volta che abbiamo messo queste informazioni, un attimo, vedete, abbiamo effettivamente, vedete che c'è il video tutorial channel, l'abbiamo fatto e qui c'è il video che noi gli abbiamo messo, quindi chiunque entri qua dentro vedrà questo canale, no? E qui abbiamo la possibilità posteriore, questo era il profilo che non abbiamo messo, quindi se noi volessimo che qui compaia qualcosa dobbiamo cambiare quell'immaginina e da qualche parte qui forse dovrebbe comparire tweets, cioè vedere tutti i tweets che sto facendo io e per quanto riguarda l'altra parte non mi risulta, comunque edit potete modificare queste cose. Permalink, probabilmente quel permalink che era V999, probabilmente se qui mettiamo 999,
V999. Sì, vedete che permette di entrare direttamente nel canale, di questo è il significato del permalink, senza tanto, senza scrivere delle cose complicate. A questo punto i canali di questo tipo li trovate in questo modo, oppure gli potete dire alla persona di usare appunto il permalink per entrare, oppure in alternativa, se non avete, ah, quindi in questo caso il permalink l'ha conservato, quindi c'è, se no vi compare un numeraccio che è quello che poi dovete dare alla gente. Ora, quando poi create gli eventi, andate in events andiamo ai miei eventi, questi, e qui abbiamo la possibilità di creare un evento. E questo l'abbiamo già visto che si fa abbastanza in fretta, quindi si va e si fa un meeting. Si scelgono tutte le cose, ma sostanzialmente a un certo punto possiamo dire, qui facciamo test, categoria quello, privato, e gli possiamo dire nell'additional, gli possiamo dire che il canale di riferimento è Video Tutorial Channel Example. A questo punto, poi vabbè ci sono sacco di altre cose interessanti che abbiamo più o meno intravisto l'altra volta, ma se questo evento lo creiamo e l'evento viene creato e quindi nel canale diventa automaticamente diciamo sponsorizzato, nel senso che chi invece di seguirsi gli eventi codice per codice basta che vada in My Channels e si sceglierà, vabbè, io lo faccio adesso perché lo sto editando così, ma basta che l'utente vada con questo, cioè V999, e qua vedrà in fondo. Ok, qui non ci sono dei nuovi eventi, ma l'avevo salvato l'evento? Sì, forse l'ho. Comunque, in teoria, qui dovrebbero comparire tutti gli eventi organizzati. Teoricamente, magari ci ricordiamo un secondo. Quindi andiamo su Events, forse bisogna farlo schedulati, quindi My Events, questo, Start, facciamo Start a Quick Event, poi vedere se ce la facciamo brevemente, privato, sì, canale, video tutorial, gli diciamo, dunque, data, quando è che parte, diciamo che lo facciamo per l'8. L'8, 8, e qui diciamo che full sky, adesso però mi sembra che dovrebbe entrarci, quindi se facciamo create event, ok, quindi my events, vedete che c'è questo, e questo comincia fra 24 ore, quindi adesso mi aspetterei che cercando i channels, e poi al posto di feature gli mettiamo il codice V999. Vediamo un po' se siamo più fortunati. No, non me lo fa vedere, forse perché event upcoming events. Ah, un event, c'è un evento, quindi l'ha registrato. Ah, perché bisogna sottoscriversi. Ah, nothing scheduled. Ok, direi che ci siamo, quindi l'evento è stato creato, ma visto che ho avuto un attimo di problemi ve lo faccio rivedere, nel senso che andiamo negli eventi, My Events, qui ho creato questo evento, ma lo creiamo da zero. Quindi facciamo un meeting. Ricordiamoci di metterci qui un esempio per video tutorial. Qui gli mettiamo una descrizione lunga, abbiamo visto, quindi almeno un tot di caratteri. Prima non me lo faceva entrare perché evidentemente era corta. Gli mettiamo una data, gli mettiamo il 28 e qua gli mettiamo analogamente il 28 marzo. E ricordiamoci di mettere il template, un altro dei motivi per cui non ve lo fa entrare. Mettiamolo public, show additional option, gli mettiamo il channel, video tutorial. Ricordiamoci
ricordiamo che abbiamo fatto un esempio per questo, giusto per cosa possiamo metterci un'altra immaginina, quindi immagine, prendiamo un'altra immagine che ci interessa, sempre questa cosa qua, e la salviamo un secondo, salva immagine con nome, tac. E quindi andiamo a andare avanti mettendogli questa immagine, title image, scegli file, download sarà questa, e poi facciamo create. Se abbiamo messo tutto a posto, dovrebbe, ok, event was successfully created. Quindi, my events, abbiamo questo signore qua, ricontrolliamolo che abbia effettivamente il mio canale, quindi è sul video tutorial channel example, e a questo punto se andiamo sul canale, ho qui è sottoscritto il canale, quindi può andare o così, video tutorial, e quindi vedete che dovrebbe vedersi tutti e due gli eventi, uno e due eventi, l'evento AA e l'evento esempio per video tutorial, oppure appunto entrate semplicemente con questo link e potete entrare nel canale che voi avete brandizzato. E questo è tutto, grazie.